2.0 e questo è il nuovo video. Oggi vi farò vedere come fare un galeone. I pezzi che useremo sono molto pochi e molto facili da reperire, però sono importanti per la sua realizzazione. Il primo pezzo è questo tavolo di compensato con il lato lungo di 6 cm, infatti è quadrata, ma lo spessore è di 4 cm. Poi ci servirà della carta carbone, la troverete facilmente in cartoleria, che praticamente la useremo quando dobbiamo andare a ricalcare il progetto della tavola di legno. E infine, questo progetto qua. L'ho scaricato da internet, infatti vi lascerò il link in descrizione. Comunque io prima l'ho stampato in un foglio 4 e poi l'ho fatto ingrandire allungando anche il lato del foglio di 80 cm. Infatti poi il risultato sarà di questa lunghezza qua e verrà bello grande. Questo è tutto, quindi vi lascio il video. Oggi tornati con il tutorial. Allora, come potete già vedere sulla mia tavola ho ricalcato dal nostro progetto tutti i pezzi, almeno quasi tutti. Perché in questo video non faremo tutte le ordinate, ma ne faremo metà. E il resto continueremo nel prossimo video, mettendo poi anche tutti i ripiani della nostra barca. Come vedete, io ho ricalcato la griglia del nostro scafo ed 5 ordinate. Le ordinate sono 14 in tutto, infatti ne faremo soltanto 7. Ora vi farò vedere come ricalcarle. Il metodo è molto semplice, basta soltanto avere della carta carbone e il nostro progetto. Mette la carta carbone appoggiata qui sul nostro, diciamo, ripiano in questo modo, e poi poggiate sul nostro progetto. Vi consiglio, per fermarlo, mettere delle puntine tipo di queste qua, oppure quella là, diciamo, con la potestà rotonda, poi deciderete voi quello che avete a casa. Fermate il nostro progetto, poi andiamo a ricalcare. Vediamo come fare. Allora, abbiamo la nostra carta carbone già poggiata. Prendiamo il nostro progetto. Come potete vedere ci sono dei numeri che ho contrassegnato, che sono i numeri tipo questo qua 10 o 6, che sono i numeri delle ordinate. Siccome siamo già arrivati alle 5, dobbiamo ricalcare la 6. Prendiamo il nostro progetto e lo posizioniamo in modo che l'ordinata numero 6 vada a coincidere in questo modo. Prendiamo le nostre puntine. In questo momento voi non vedete bene l'ordinata 6 perché l'ho coperta con la mano, ovviamente, per tenerla. Vedete, con le nostre puntine stiamo fermando il nostro progetto. In caso, prima di disegnare, vedete se l'ordinata, se qualunque ordinata voi ricalcate, coincide, cioè va a appoggiare sopra l'altra. Ok, in questo caso è perfetto, non poggia da nessuna parte. Con tre puntine stiriamo bene la carta. Ok. E abbiamo il nostro progetto firmato. Fermato. Poi, con una riga, prendete una riga, una gomma e una matita. La riga, perché come potete vedere, queste linee dritte, come questa qua o queste qua, sono, diciamo, delle linee. Sono delle linee che devono essere perfettamente dritte, sennò quando andiamo a appoggiare i nostri ripiani, che in questo momento penso non si vedono perché sono alla fine del progetto, nel senso che sono proprio alla fine del foglio, quindi la telecamera non penso che riesco a inquadrarli. Se le linee sono fatte storte e i ripiani non poggeranno perfettamente, la nostra barca verrà molto male. Quindi prendiamo la nostra riga o righella o squadretta, qualunque cosa, diciamo, mi permette di fare le linee dritte, e cominciamo a fare tutte queste linee. In caso, come vedete, queste linee curve le facciamo poi all'ultimo. Per prima cosa facciamo sempre le linee dritte, in modo anche da capire i punti dove devono finire le linee, poi, diciamo, che daranno la forma allo scafo. Ok. Incidiamo il numero 6 sempre con la carta carbone, in modo che così capiamo dove il punto si trova. E ora facciamo tutte le linee curve. Se non vi verranno molto precise ora,
appena finiremo di ricalcare, se le linee non sono precise, le potremo definire con la matita o direttamente quando andremo a ritagliare tutte le nostre ordinate. L'ordinata 6 è già incisa. Ora toglierò il nostro progetto, la carta carbone per farvi vedere comunque il risultato. Questo è il risultato, come potete vedere non sono venute perfette, però noi con la matita possiamo andarle a ricalcarle di nuovo e perfezionarle. E ovviamente dovete stare molto attenti, come potete vedere il legno si sporca molto facilmente, non vi preoccupate perché queste parti sono interne e non si vedranno. Questo progetto comunque lo modificheremo durante il taglio, perché comunque potremo fare anche delle stanze oppure no. Ora poi vedremo nei prossimi video, quando andremo a mettere i ripiani, come potremmo fare, se modificarlo oppure no. Prendiamo sempre la nostra carta carbone, in questo caso la poggeremo in verticale invece che in orizzontale, come potete vedere, e così da ricalcare l'ordinata numero 7. Ok, prendiamo sempre le nostre pinzette. Colleghiamo tutto. Per questo progetto potrebbe bastare, diciamo, una tavola come quella che avete visto nella intro, perché comunque le ordinate non sono molto grandi e la misura è all'incirca buona. In caso non ci basta, potete comunque prendere una tavola di legno sempre dello stesso spessore, ma comunque di meno centimetri, perché comunque se poi vi resta l'altro legno sarebbe uno spreco perché potrebbe buttato. In caso voi invece andrete a modificare, vi conviene prendere un altro tipo di tavola, un'altra tavola con uno spessore minore, tipo 2-3 mm. Questo perché se in caso noi vogliamo fare poi tutte le stanze o le cose, che c'è oppure tutti i reparti all'interno della nostra barca, servirà un legno molto più sottile in modo che occupi meno spazio. Bando alle ciance, continuiamo comunque il nostro l'ordinato numero 7. Per prima cosa incidiamo il numero e facciamo sempre le prime linee, che sono sempre quelle dritte. In caso comunque qualche chiodino tipo questi qua vi dia fastidio, potete sempre metterle molto distanti o ancora più vicini volendo. Poi dipende anche cosa state usando voi per fare le linee dritte. Per esempio in questo caso a me dà fastidio questa qua, io la sposto un po' più in là. Però non di molto, perché comunque siamo arrivati ormai qua alla fine della tavola e quindi se la sposto proprio tipo qua sotto rischiamo di bucare il nostro tavolo di lavoro. Facciamo le linee curve. Ok, controlliamo se abbiamo ricalcato tutte le linee. Togliamo il progetto. Infatti, come immaginavo, praticamente dobbiamo andare a rifare l'ordinata, perché prima ovviamente ci siamo dimenticati di controllare se coincideva in qualche punto. Questo legno ovviamente non andrà sprecato a questo punto, lo useremo per fare le altre ordinate più piccole. Volendo possiamo sempre andare a ricalcarla, a ricalcare sempre questa, volendo, in un po' più rialzata. Ok, utilizziamo già il disegno della carta carbone, che ovviamente
ricalcando sempre prima sulle linee, è rimasto inciso anche sul foglietto quello là dove non c'è, diciamo, il carbone per ricalcare. Eccoci qua, siamo tornati con il taglio. Come potete vedere, ho tagliato in questo punto la nostra tavola perché era troppo lunga e non mi entrava nel piano da lavoro. E detto questo, cominciamo a tagliare. Io consiglio di tagliare sempre cominciando dalle linee esterne e poi, quando è tutto tagliato, fare tutte le linee interne dove poi andremo a incastrare le nostre ordinate. Quindi cominciamo. Allora, questo qua tagliamo utilizzando un seghetto da traforo, come questo qua. Questo qua lo comando da un ferramenta. È a lame intercambiabile, infatti se una lama si rompe durante il taglio, basta estrarre il seghetto e poi cambiare la lama. Cominciamo a tagliare. Come potete vedere, taglia molto velocemente, anche perché comunque il legno è molto fine ed è tanto resistente, quindi cominciamo. Vedete, è tagliato abbastanza dritto. Poi andremo a limarlo dopo con una lima all'interno, con una lima normale oppure con della carta vetrata. Continuiamo col taglio. Una volta però continuiamo col taglio in questo punto fino a poi tornare indietro e arrivare dove abbiamo iniziato. Facciamo. Anche questi punti qua li taglieremo poi dopo, quando andremo a fare anche tutti questi qua. Vi consiglio in questo caso di, come sto facendo io ora, tagliare soltanto ora la sagoma quadrata, in modo che così andremo, ci verrà meglio poi andare a tagliare. In questo punto questo tagliamo, ecco, si è rotta la lama. Siccome ora cambiarla sarà un lavoro molto lungo, come vedete si è uscita e si è ripiegata, quindi dobbiamo cambiarla.
cambiarle al lavoro, diciamo che ci vuole almeno 5-6 minuti, perché dobbiamo fidare tutti i bulloni, dobbiamo metterla perfettamente dritta e poi stringerla. Quindi ci vediamo alla fine del taglio. Io ho riparato il sagliato, infatti gli ho messo la lama nuova e ne ho tagliato anche la sagoma quadrata per vedere, in modo che così ci veniva meglio anche a tagliare tutto il resto. E ora tagliamo bene tutti i bordi e anche tutti i pezzi interni. Cominciamo. Ok. Ora cominciamo a tagliare questo punto. Già vedete, le linee sono perfette, ora poi taglieremo gli interni. Ok, come potete vedere molte linee vanno a salire o anche a scendere e poi risalgono, perché comunque questa è la forma dello scafo. E non importa se si vedranno delle linee nere del disegno, perché poi tanto quando metteremo le ordinate non si vedranno più. Cominciamo a tagliare tutti gli interni ora. Tagliate qua anche. Già abbiamo fatto un taglio qui per quando abbiamo, diciamo, tagliato queste punte qua. Infatti ora ci viene molto più facile anche andare a tagliare. Infatti tagliamo anche tutti gli altri interni in questo modo. Ok, abbiamo già tagliato due interni, siccome il video se no verrebbe troppo lungo, ci vediamo, siccome il video diventerebbe troppo lungo, ci vediamo poi quando avrò finito di tagliare tutti gli interni. Eccoci tornati, abbiamo tagliato diciamo le parti interne del pezzo di prima, ora poi ve lo farò vedere alla fine del video. Ora cominciamo a tagliare le nostre ordinate. Cominciamo dalla prima, che comunque è la più semplice.
comunque come potete vedere il legno sporge troppo e viene male a tagliarlo. Facciamo come prima, tagliamo il quadratino dove si trova, diciamo, lì. Ok, questo mettiamo di lato. E abbiamo ordinata separata. Quindi ora cominciamo a tagliarla. Scusate per il movimento, ma la telecamera è messa sopra il tavolo e quindi, diciamo, tagliando il tavolo balla e balla anche un po' la telecamera. Mi raccomando, voi fate in modo che questa tavola qua dove vi sto tagliando sia fissata al tavolo. Potete fissarla anche tramite molletto, tramite dei fermi per il legno. L'importante è che sia fermato, non fate come me che è immobile, perché vi verrà difficile poi tagliare tutti i pezzi. Continuiamo a tagliare. Già sta cominciando a prendere forma. La parte interna la tagliamo sempre all'ultimo, come abbiamo fatto per la parte verticale dello scafo. Ok, tagliamo ora la parte interna. Ok. Ora prendiamo la nostra sagoma, questa qua, e la incastriamo in questo modo. Si incastra perfettamente. Ora dobbiamo fare tutte le altre tirate, il procedimento è sempre lo stesso, quindi ci vediamo dopo. Eccoci tornati, abbiamo finito di tagliare tutte le ordinate, sia interne che esterne. Già una l'ho inserita per vedere comunque se lo spessore andava molto bene, e infatti va molto meglio. Ancora hanno bisogno della limatura, ma intanto vi farò vedere come incastrarla. La limatura la faremo poi nel prossimo video. Quindi prendiamo la seconda ordinata e la incastriamo all'interno fino a quando non si ferma. Ok, la prima ordinata è incastrata. Prendiamo la seconda ordinata incastrata, prendiamo la terza e incastriamo anche questa. Come potete vedere ci vuole molta forza per infilarle, perché comunque sono fatte precise le misure. Se fossero state un po' più larghe avremmo avuto bisogno di spessori messi all'interno tra una ordinata e l'altra per farle stare ferme. Invece in questo caso non ci vuole nessuno spessore. Anche la quarta. La quarta. Ok. La quinta. La sesta.
Aspetta un attimo. Questo è il risultato finito. Ovviamente molte zone sono ancora storte perché dobbiamo limare gli spazi dove sono stati incastrati, però dopo la limatura coincideranno tutte e saranno tutte perfettamente dritte. Possiamo anche lasciarle così volendo e si addizzeranno dopo poi quando andremo a mettere tutti i ripiani della nostra del nostro parco galeone. Quindi per questo video è tutto, mettete un bellissimo mi piace e iscrivetevi al canale, in descrizione vi lascio la mia pagina Facebook e il mio profilo privato. E in più è il link in descrizione anche della mia pagina Instagram. Quindi per qualunque informazione comunque scrivetemi qui sotto nei commenti. Quindi ciao.